È una sorta di condono a monte, non a valle, è una libera tutti per una sanatoria, diciamo, che possa consentire un fare che però è completamente fuori da un ordine sia architettonico sia paesistico e che secondo me produce anche un'ingiustizia sociale. C'è indubbiamente la preoccupazione che non sia una deregulation, ma non ci deve bloccare questa preoccupazione, semmai ci deve dire che dobbiamo fare un quadro di controlli adeguato alla liberalizzazione che poniamo in essere. Buonasera, ci salverà il nuovo mattone dalla crisi economica e dagli orrori perpetrati da certa edilizia negli anni 60, 70, come si vede dalla fotografia alle mie spalle. Se riparte l'edilizia, riparte l'economia, ha detto il Presidente del Consiglio, che ha fortemente voluto il piano casa, discusso ma non approvato oggi in Consiglio dei Ministri. Si potrà accrescere il volume o la superficie di immobili o loro parti o abbattere e ricostruire edifici vecchi, fatiscenti, brutti, perché no, con particolari incentivi per chi sceglie la bioarchitettura e usando anche la leva fiscale per incentivare la diffusione di questa scelta. Via libera, si protesta dall'opposizione all'abusivismo di Stato, via libera alla cementificazione del paese, è una proposta indecente, rincalzare Alacci invece di rilanciare l'edilizia pubblica. Ne parliamo questa sera con noi il senatore del Popolo della Libertà, Angelo Maria Cicolani, ingegnere, buonasera. Buonasera, alla sua terza legislatura in Commissione Lavori Pubblici e di fronte a lui il deputato del Partito Democratico Roberto Morassutto, romano, ex assessore all'urbanistica al Comune di Roma nella prima e seconda giunta Veltroni, segretario del Partito Democratico del Lazio, in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. Ho detto tutto? Buonasera. Sì. Buonasera, grazie. Una battuta innanzitutto, si rimprovera a questo PD una politica del no a prescindere? Beh, in questo caso credo che sia uno degli esempi, perché il testo definitivo ancora non si conosce, quindi aspettiamo di almeno sapere di che cosa parliamo. La politica dei no serve a togliere terreno all'Italia dei Valori in questo momento al Partito Democratico? Ma non è questo il punto, il problema è portare alla luce i contenuti, poi sui contenuti si può dire sì o no, l'importante è che si discuta delle cose e poi a prescindere si può fare opposizione, si può sostenere, ma l'importante è capire di cosa si parla, è questo che purtroppo manca. Aiutateci a capirlo, aiutateci a capire di cosa parliamo, cercando di motivare il vostro sì o il vostro no, un piano di cui naturalmente non conosciamo ancora i particolari, però insomma i giornali hanno dato ampio risalto alle cose concrete e alla... Peraltro non mi sembra poi un piano così enorme, così sconvolgente, ma forse sbaglio. Allora Morassut, cominci proprio lei, due minuti. Questo piano casa è applicabile innanzitutto, è consistente, è significativo? Beh, intanto non è un piano casa, nel senso che è un piano di almeno per quello che se ne è saputo, è un piano di ampliamenti, di ristrutturazioni, molto discutibile sul piano dell'impatto sul territorio, ma poi ci torneremo, ma che non ha nessuna efficacia, a nostro modo di vedere, sul fabbisogno abitativo emergente e sempre più ampio che si sta manifestando in Italia. Do soltanto una cifra, il fabbisogno che in realtà non è mai stato stimato dal governo, né in questo provvedimento né in quello precedente che fu avanzato nella manovra economica di luglio dentro il decreto Tremonti, è quantificabile intorno alle 200.000 unità. In questa proposta del governo c'è un investimento di 550 milioni di euro che sostanzialmente è finalizzato alla realizzazione di circa 5.000 alloggi, cioè stiamo parlando di circa il 2% del fabbisogno abitativo italiano, e poi contiene il provvedimento delle norme per favorire ampliamenti, nuove edificazioni, microedilizia. Quindi attenzione a come si chiamano le cose, a come si definiscono le cose. Questo non è un piano casa, così come non lo era il provvedimento di fine luglio che era stato definito piano casa Tremonti, che aveva investito delle cifre che poi per buona parte sono andate per il sostegno agli affitti in occasione della scadenza della proroga degli sfratti che scade di nuovo a giugno. Quindi io vedo una grande confusione da parte del governo e l'assenza di un'organica politica della casa, che invece noi abbiamo
cercato di proporre in una mozione, in una risoluzione che abbiamo presentato nella commissione parlamentare, della quale però onestamente si sono perse le tracce, perché anche questo è un punto che va sollevato. Noi assistiamo ad uno svuotamento dell'attività parlamentare. La commissione urbanistica sta discutendo una nuova legge urbanistica, ma ogni tanto esce fuori un provvedimento d'urgenza del governo e allora ci si domanda qual è il ruolo del Parlamento. È uno dei temi di cui vorremmo occuparci prossimamente, ruolo e tempi del Parlamento. Senatore Cicolani, risponda, prego. Io credo che la risposta noi la dobbiamo cercare nella richiesta di interventi straordinari per le misure anticrisi. Noi assistiamo in questo anno a una diminuzione del PIL che varia, diciamo, nei numeri a seconda dei soggetti che la dicono, ma che ormai molti orientano addirittura oltre il 2%. L'Italia ha un grandissimo debito pubblico, ma anche un grandissimo risparmio privato. Mi pare che questo provvedimento vada nella direzione di risolvere la crisi, chiamando, e quindi aumentare il prodotto interno lordo del Paese, chiamando, diciamo, all'investimento il risparmio privato, indirizzandolo nel senso di patrimonializzare ulteriormente le famiglie. Quindi è un provvedimento che va visto prioritariamente in chiave economica e sotto questo profilo, tenendo conto che il 27% del patrimonio residenziale italiano è fatto di case unifamiliari e che quasi il 20% è fatto di case bitrifamiliari, vuol dire che le famiglie sono in grado, attraverso questo provvedimento, moltissime famiglie immediatamente, di fare investimenti nel settore edilizia dell'ordine dei punti di 2-3 punti di PIL l'anno, nel momento in cui questa serie di investimenti potrà decollare. Viene fatto nel rispetto dei poteri costituzionali delle regioni, degli enti locali in generale, i quali avranno la possibilità di adottare tutte le cautele e tutte le misure per fare in modo che questo non si traduca in un danno al territorio, ma che al contrario sia in grado di migliorare il patrimonio edilizio esistente. Grazie, un po' di domande per cercare di capire rispetto alle critiche e alle precisazioni che sono state fatte in questi giorni sulla stampa. Eccoci. E dunque, come nostra consuetudine, una domanda a testa, tempi brevi di risposta, qualche volta la stessa domanda, qualche volta con delle variazioni sul tema, ma di questo parliamo. Allora, diceva Berlusconi, tutto sarà fatto in aderenza e in continuità di cose esistenti, quindi in zone previste del piano regolatore. Però la parte più sostanziosa del disegno di legge, sarà un disegno di legge, riguarda la cancellazione di vincoli previsti dalle attuali leggi, a cominciare dalle norme per il governo del territorio del 2005. Ripeto, il provvedimento ancora non è noto nei suoi dettagli, però si prefigura, almeno per come è stato annunciato, come un provvedimento molto complesso dal punto di vista amministrativo e con difficoltà di applicazione. Perché quando si dice tutto sarà fatto onorando i piani regolatori, i regolamenti edilizi, questo non è vero, perché quando si fanno operazioni di ampliamenti, di ristrutturazioni con ampliamenti, si investono questioni che riguardano molto spesso deroga ai piani paesistici. Si modificano le norme edilizie dei comuni che non sono del tutto scavalcabili da un provvedimento di decretazione di legge. Io non credo che sia questo l'elemento centrale di questo provvedimento, sono altri. Primo, la temporizzazione, cioè un provvedimento che vale almeno fino al 31-12-2010, quindi richiama proprio all'emergenza crisi. Secondo, chiama a raccolta, la classe intellettuale del paese, cioè la classe professionale, gli architetti, gli ingegneri, i geometri, rendendoli protagonisti della certificazione. Terzo, secondo me, promuove un adeguamento del patrimonio edilizio esistente, adeguamento che è anche necessario perché le abitudini di vita sono cambiate. Dico una cosa per tutte, l'informatica che oggi è presente in tutte le case richiede degli spazi che 30 anni fa non c'erano. Ha detto Ferrero, una volta stavate insieme, ma insomma la maggior parte degli italiani non ha il problema di aggiungere stanze alle proprie ville.